manifesta questa idea. Supponendo, aspetta che qui è andata via la barra, tu pensas che, crees che, e sta seguro di che, me immagino che, suppongo che, es será un elefante, es su opinión. Subjuntivo, si la principal cuestión una información, posibilidad, es probable que, dudo que, lo logico es que, puede ser que, es difícil que, sea una vaca, è solo una possibilità. Muy bien. Rechazzando, no creo che, no es cierto che, no está claro che, no me imagino che, es mentira che, sea un pato, non manifiesta la idea sino una idea. Ok, muy bien. Vai, allora, vediamo un po' la differenza tra indicativo e congiuntivo. Indicativo o congiuntivo, manifestare o chiedere informazioni. Sì. Ricordati, ricorda, il congiuntivo si usa nelle frasi subordinate e a parte nell'imperativo negativo ed è preceduto da avverbio di probabilità, tal vez, chissà. L'indicativo, se la frase principale introduce un'informazione, tipo io so che mi sembra evidente che è chiaro che è vero che. Enrico, la stessa cosa che mi hai chiesto tu via mail, Sì, no, praticamente. ma sto in las nubes in este periodo. No, ma allora tranquillo, sposto per Darknet. Però quando uno dice una cosa che è esassino, io sono sicura, sta claro, è sverdata, allora si usa l'indicativo normale. È una oveja, è una pecora. Intanto, infatti dice manifesta questa idea, manifesta, no? Fa vedere questa idea che è così. O se no, l'altra possibilità è Supposizione, supponendo. cos'è oveja? La pecora. 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 Ah, Nada. Supponendo, tu pensi che, credi che, no, è sicuro che, mi immagino che, suppongo che, è o sarà un elefante, perché è un'opinione. Bravo. Congiuntivo, se la frase principale questiona sarebbe Sì, chiede tipo un'informazione. mettere in discussione, insomma, c'è cioè proprio una cosa che non si sa, ecco, per quello ti dice infatti possibilità, perché appunto è una Possibilità. cosa che non si sa. Aspetta, È probabile che, dato che è logico che non, scusami, non dato che, ma ma dubito che, dubito che. dubito, No, dubitare. dubito che, sì, scusa. La logica è che può Sì, essere sono che è difficile che sia una mucca, è solo una possibilità. anche in italiano diremmo così. Rifiutare, Rechazzare rifiutando. Quindi rifiutare. praticamente no, non credo, non è Non sicuro credo, che. non è certo, non è chiaro, non mi immagino, è una bugia che sia una papera. Una papera. Non manifesta l'idea, solo presume che sia un'idea. Che non si Non ho mettiamo un'idea. sì. Ok, questa è un po' la differenza entro indicativo e subjuntivo, quando si usa uno e quando si puoi usare l'altro, no? Il subjuntivo. Ora vamos a ver. Ah, sì, facciamo l'esercizio prima. Avete studiato un pochito? Volete provare a farlo? O lo facciamo alla fine se abbiamo tempo? Perché tante cose la fai. Ditemi voi cosa preferite fare. Se farlo alla fine se abbiamo tempo, ve lo lascio come compito delle vacanze, ditemi voi. Lo Andiamo uso. avanti? Facciamolo, se no. Volete fare? Come volete, come era, perché abbiamo tante cose da fare oggi, però è uguale, assolutamente uguale. Dai. Allora, facciamolo? Avete deciso? Ok, vai, vai Adriano, allora, fai le prime tre. Allora, non credo che Lorenzo Devi tenga mettere quel il tenga congiuntivo e il subjuntivo. Sì, non credo che Lorenzo. tenga. Tenga. Bravo, Sì, tenga. sì. Tu numero del telefono. Muy bien. Uno tenga. Dos. Quizás mis padres vengan a visitarme en verano. Bravissimo, vengan perché sono dos, giusto? Mis padres sono due, quindi giusto, vengan. Tres.
Llámame quando llega all'hotel. Allora, chiamami tu, giusto? Tu chiamami. Ok, chiamami qua devi mettere il congiuntivo alla seconda persona. Se volete... no, cavolo, non ce l'ho le slide qua. Se no vi mettevo le slide l'altra volta. Aspettate. No, così... Volevo farvele vedere, così ce l'avevamo già, aspettate. Vabbè, vai, però prova lo stesso. Ok. Chiamami quando llegheranno? No, è il futuro, no? Dobbiamo mettere il congiuntivo. Quando llegas al hotel. Perché llegas, no? Llegar è congiuntivo. Dovrebbe finire in e. Llegues. Sì. Llegues, scusatemi, cosa abbiamo detto? Sì. Non avevo capito bene. Allora, llámame quando llegues, tu, giusto? Perché è la seconda persona, quindi llegues, giustissimo. Ok. Sì. Grazie. Llegues. Muy bien, bravo Adriano. Vai Gianni. Iré alla fiesta aunque no me dé ganas. Muy bien, giustissimo, non mi dà ganas, perché è io. Muy bien. Por favor, Marta, no corras. Bravo. Por el pasillo. Muy bien. Ah, non abbiamo tradotto, scusami. Vai, traduci tu, Gian. Dall'inizio? Sì, perché ci siamo dimenticati. Non credo che Lorenzo abbia il tuo numero di telefono. Muy bien. Forse i miei genitori vengono a visitarmi in estate. Muy bien. Chiamami quando arrivi all'hotel. Muy bien. Andrò alla festa sebbene non ne abbia voglia. Bravissimo, vedete anche in italiano. Per favore, Marta, non correre per il corridoio. Bravissimo, perché noi, vi ricordate, noi mettiamo invece l'infinito, no? Invece loro usano il congiuntivo. Fai la 6. E poi, spero che tu tengas suerte en el examen de mañana. Spero che tu abbi fortuna o passi l'esame di domani mattino. Domani non è sicuro mattina, sì. Perché vi ricordate, domani mattina qualcuno si fa la plastica. Mañana por la mañana. Bravissimo, mañana por la mañana, vuol dire domani mattina, mentre se uno dice solo mañana, vabbè, seconda della frase, solitamente domani, ovvio se uno intende il sole, cioè sole, allora potrebbe anche essere la mattina, però solitamente mañana e domani. Muy bien, bravissimo Gianni, molto bene. Vai Rossana. Facciamo le altre 3. Allora, ojalá que encontré trabajo este año. Encontré trabajo este año. Sí. Deseo que diga toda la verdad de lo que pasó. Muy bien, bravísima. Que tenga un buen día. Tengas. Perché tu, bravissima. Sì, no, l'ho messa la S. Brava. Allora, ojalá sembra, magari. Brava, bravissima, magari, giustissimo. Magari troverò un lavoro quest'anno. Magari trovassi un lavoro quest'anno. Bravo, così, no? Magari, speriamo. Ecco, lavoro quest'anno. Desidero che tu dica tutta la verità di quello che è successo. Bravissima. Che tu abbia una buona giornata.
bravissima, questa si usa molto, come che tu tenga un buon dia, che tu che tenga un buon dia, tenga su un buon dia, perché è come dire che ti vada tutto bene in quella giornata, che come saluto anche. Muy bien, bravissima Rossana, perfetto. Vai Sandra. Espero che tenga una buona nota e la evaluazione. Ojalá que ellos me inviten brava alla fiesta del sabato. Muy bien. Espero che Mario esté en la oficina para hablar con él. Perfetto, bravissima, vai. Allora, spero di avere un buon voto nella valutazione. Bravissima, giustissimo, sì sì. Magari loro mi invitano alla festa di sabato. Brava, magari. Magari mi invitano. Spero che Mario sia in ufficio per parlare con lui. Bravissima, muy bien, ma che bravi siete diventati. Cioè, già bravissima, no, sono molto attenta, bravi. Vai Silvano, la sua ultima scossa. Silvano, mi sa che non ti sento. Va bene, microfono. Che mi sa che il microfono non l'ha attivato. Silvano? Ma adesso? Silvano? Adesso sentite? Oh, sì, adesso sento. Ok, vai. Perché questa linea mi toglie lo scritto che c'è sotto, non so perché. Allora, dove eravamo arrivati? Adesso lo vedi? Sì. Allora, devi fare la 13 e la 14. Aspetta un attimo, la 13? Ecco, ok, così va bene. E spero che Luisa Approvece. È il contrario, praticamente i verbi che finiscono con AR c'è la E da mettere, mentre invece i verbi che finiscono con AR devi mettere la A. Quindi approvecciare, devi mettere spero che Luisa approvecce il tempo e la università. Muy bien. Deseo che Maria e Javier spero che Maria e Javier se casano, la prima cosa da fare quando vedete un verbo riflessivo, che è quando c'è se te lo metti davanti, quindi deseo che Maria e Javier se poi casano. Il verbo ti rimane casar, quindi casar finisce con R, quindi se casen en 2017. Muy bien, bravo, 17. Vai, traduce tutto. Allora, spero che Luisa approveccia il tempo. Sì, qualcuno sa cosa vuol dire approvecciare, l'avevamo già detto. Non mi ricordo. Qualcuno se lo ricorda? No. Approfittare, no? Nel senso anche in un modo positivo, non per forza negativo. Cioè, metta a frutto il tempo, insomma. Esatto. Desidero che Maria e Javier, che in italiano come fa? Giovanni, Javier, no, non lo so, Javier. Non so se c'è la traduzione, comunque vabbè, Javier va bene. Lo lasciamo in spagnolo, sono due nomi, quindi lasciamo così. Maria e Javier si sposino... Nel 2017. Muy bien, questa è ovviamente una frase vecchia. È un nemico questo? È un testo antico, sono esercizi antichi questi. Muy bien, bravi, siamo tornati indietro nel tempo. Ok, bravissima. Allora, andiamo a vedere quindi velocemente l'imperfetto del subvocativo, perché giustamente voi dicevate, ma esiste anche l'imperfetto? Claro che sì. Vai, Luciano. No, Luciana. Sono Luciana. Scusami Luciana, ma avevo segnato un Luciano, ma tu sei Luciana, non so chi è Luciano, vai. Preterito imperfetto del subjuntivo, verbos regulares, estudiara, io estudiara, tu estudiaras, él estudiara, nosotros estudiáramos, vosotros estudiarais, ellos estudiaran.
Comer, comiera, comieras, comiera, comieramos, comierais, comieran. Escribir, escribiera, escribieras, escribiera, escribieramos, escribierais, escribieran. Sì, ma esiste altra forma? Studiase, Federica? Sì, certo, ce ne so, ma il problema è che il subpuntivo è molto impegnativo. Quindi ho detto non ce la facciamo a farlo tutto, visto che oggi sì, l'ultima lezione. Una sola, quindi ho detto, vabbè, iniziamo, facciamo l'indicativo e l'imperfetto, che sono quelli un pochino più usati, e gli altri sì, esiste, però adesso, ma forse l'ho messo, non mi ricordo se avesse l'ho messo, vediamo. No, mi sa che no. No, mi no, va bene. No, mi sa che non l'ho messo. No, questo non lo ripasso, niente. Vabbè, niente, vabbè, avete ragione, ma non si poteva fare tutto. No, no, ma detto, va bene, iniziamo a fare questo. A settembre poi ci penseremo. Vai, sì. Allora, verbo irregolare, perché también, claro. Verbo irregularis, saber, supe, supiera, supieras, supiera, supierais, supieramos, supierais, supieran, estare, estuviera, estuvieras, estuviera, estuvieramos, estuvierais, estuvieran. Condusir, condujera, condujeras, condujera. Condujeramos, condujerais, condujeran. Scusami, Luciana, Luciana, cosa sta facendo? Allora, qua c'è solo scritto il, diciamo, la radice. Lei giustamente lo sta mettendo in pratica, diciamo, usando ovviamente le desinenze che ci sono qua. Quindi se, come abbiamo detto prima, no? Anche con, non so con chi era, con Silvano parlavamo, che visto che è condusir, finisce con i. Dobbiamo andare a vedere come scrivere, quindi giustamente lei mi dice condujera, condujera, eccetera, eccetera. La volevo, se qualcuno l'avesse capito. Sì. Ok. Vai, poder, no, dove eravamo arrivati, poder. Vado avanti, poder, vai, vai. Pudiera. Vado io? Sì, sì, pudiera, vai. Pudieras, pudiera, pudieramos, pudierais, pudieran, andar. Anduviera, anduviera, sanduviera, anduvieramo, sanduviera, c'è andar, quindi devi mettere come allora, anduviera, anduviera, io penso che c'è comunque la I, anduviera, no? Sai che mi sta avendo questo dubbio anche a me, anche secondo me per forza, sì, sì, no, ma per forza, sì, sì, sì. Produce. Produchiera, no, produchiera, produchiera, produchiera. Ah, dipende anche producir, ovviamente era. Quando invece ara, è così, no? Sì, sì, sì. Producir, produchiera, 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 produchieramos, produchierais, produchieran. Poi poner. Pusiera, pusieras, pusiera, pusieramos, pusierais, pusieran, decir, dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran, traducir, tradujera, tradujera, tradujeras, tradujera, tradujéramos, tradujerais, tradujeran. Haber, hubiera, hubiera, subiera, hubiéramos, subierais, subieran, traer, si usa spesso la O, trajera, trajeras, trajera, trajeramos, trajerais, trajeran, introducir, introdujera, introdujeras, introdujera, introdujeramos, introdujerais, introdujeran. Caber fa cup. Cupiera, cupiera, scupiera, cupieramos, cupierais, cupieran, querer, quisiera, quisieras, quisiera, quisieramos, quisierais, quisieran, reducir, redujera, redujeras, redujera, redujeramos, redujerais, redujeran, tener, tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran, venir, viniera, vinieras, viniera, vinieramos, vinierais, vinieran. Ejemplo, si tuviera mucho dinero no volvería a trabajar.
Esempio, se guadagnassi molto denaro, non se avessi molto denaro, non tornerei a lavorare. Non lavorerei più. Ha ragione pure lui. Questi da studiare, sì, ditemi. Una domanda, Federica. Nel verbo comer, la seconda persona plurale, manca una i, ma la i ci deve essere. Dove manca la i? Comieras, giusto? La c'è la i. Comierais. No, c'è scritto comerais, ah, no. Ma ci vuole una i. No, scusatemi, dov'è che state leggendo? Mi sono persa. Il verbo comer. Scusate, posso dire... Plurale. Verbo comer, la seconda persona. Okay, verbo comer, qua, ok, comer. Comiera, comieras, comiera. Cosa che nella seconda persona plurale manca una i, è una domanda. Ah, ok. Scusami, non avevo capito niente. Comieras, no, è giusto, perché ti sembra che manca una i? Perché tu pensavi che fosse comieras. Seconda plurale. Ah, sì, hai ragione. Comierais, sì. Hai ragione, scusami, io ho capito la singolare. Basta sapere che ci vuole comunque una no, no, certo, assolutamente, sì, sì. Allora era un errore, non l'avevano visto. Eh sì, comierais, è giusto. Eh sì, 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 assolutamente. Bravo che te ne sei accorto, non mi ero accorta. È fatto per vedere se si accorgeva, dai. E infatti, Enrico, ovvio, cioè, ovvio se sei in spagnolo. Ok, scusa, Javier non è mica Saverio? Chi è Saverio? Javier. Non è Saverio. Ah, Javier, dici che è Saverio? Non so come si traduce, può essere però. Javier, boh. Perché Juan è Giovanni. Javier può essere Saverio, boh. Non lo so. Può essere. Va bene, vai Adriana. Eccomi. È l'imperfetto del subgiuntivo. Come è il presente del subgiuntivo? Si usa con che, duda, influenza, usgar, emotion. Empiece con la forma de ellos del preterito. Hablaron, comieron. Quite las letras. Ron. Hablas, habla. Añada e comie. Añada las terminaciones dell'imperfetto del subjuntivo. Que yo hablara. Che io comiera. Mai. Allora, l'imperfetto del congiuntivo, come il presente del congiuntivo, si usa con che, dubito, influenza, usgar, cos'è usgar? Usgar. Giudicare. Emozione. Emozionare sarà? Sì, emozionare? E inizia con la forma di loro del preterito. E loro parlarono, loro mangiarono. Bravo. E chite? Chite? Chitar, no? Togliere, quindi togli le lettere Ron. Togli le lettere Ron, quindi rimane habla e comie. E añada e aggiungere, quindi añada aggiungi e i termini dell'imperfetto del le ultime cose diciamo dell'imperfetto del subjuntivo che io parlassi che io, sì, io parlassi sì, brava. E che io ma che io mangiassi. Bravissima, muy bien. vai Tonino. Grazie, Adriana. Preterito imperfetto del subiuntivo. Expresar condiciones y consecuencias hipotéticas. Condición, si tuviera dinero. Consecuencia, viajaría más. Eso es verdad. Oraciones de relativo. Opción menos probable. Querría encontrar un trabajo que fuera menos cansado. Si el verbo principale sta in passato, il de, la relativa, va in imperfetto del subjuntivo. Buscaba un trabajo que fuera menos cansado y lo encontré. Muy bien, vai. Allora, preterito imperfetto del subjuntivo.
esprimere condizioni e conseguenze ipotetiche. La condizione è se avessi denaro, la conseguenza è viaggerei di più. Bravissimo. Orazione e frasi del relativo. Opzione meno probabile. Vorrei trovare un lavoro che fosse meno pesante. Bravo, meno stancante, no? Meno stancante. Se il verbo principale è al passato, il de, la relativa, va nell'imperfetto del soggiuntivo. Okay. Cercò un lavoro, buscava, cercò, cercava. Cercavo. Cercò un lavoro che fosse meno stancante e lo trovò. E lo trovai, lo incontrai io, no? Lo trovai, quindi ero io. Cercavo un lavoro e lo trovai. Va bene. Sì, molto bene. Bravissimo Tonino. Allora, ripassino velocissimo che mi aveva chiesto anche Adriano, quindi vai Adriano, leggi tu allora. Un attimino, eh? Arrivo, sì, vai. Sì, metto bene. Sì, arrivo, aspetta, un attimo. Ok, eccoci qua, ecco. Allora, qual è la preposizione corretta? Me che dire a chi è il miércoles? Entre hasta... Hasta, sia muy bien. Contraste hasta hacia entre. Recuerdas las principales reglas. Valor temporal, periodo de tiempo. El médico me dijo que no salga hasta el próximo martes. Para indicar el límite temporal, hasta. Valor espacial, distancia. Hoy te puedo acompañar hasta la escuela. Para hacer énfasis en el límite. Vai, ok, perfetto. Quindi qui stiamo parlando di hasta, poi ci sono gli altri. Iniziamo con qual hasta. Hasta. Allora, qual è la preposizione corretta? Mi fermai qui mercoledì. Mi fermerei qui, perché non sa dove andare, no? Perché questo non si accuerda la preposizione, no? Vamos a ver, entonces, qual son. Allora, hasta, che ti... un valore o temporal o valore spazial. Ok, quindi un valore di tempo o un valore di spazio. Vai, quindi proviamo a vedere il valore temporale. Sì, valore temporale, allora, periodi di tempo, diciamo. Il dottore mi ha detto di non uscire fino al martedì prossimo. Bravo, fino, quindi per indicare fino. Quindi il limite del tempo, il limite temporale di quello che uno deve fare, no? Fino a quel martedì là. Poi distanza, il valore spaziale, come è? Distanza, oggi posso accompagnarti a scuola. No, ma posso accompagnarti fino a scuola, fino, no? Fino a scuola. Infatti sì. Qua dice, farà essere enfasi nel limite, per? Sì, per sottolineare il limite. Bravo, fino a scuola oggi ti accompagno, fino a scuola, ok, il limite è la scuola ovviamente, no? Sì, il limite è la scuola, sì. Muy bien, quindi questo è esasta, ok? Scusatemi. Poi, vai Enrico, poi c'è Asia e entra, vai. Enrico non ti sento, sai? Microfono. Mi sa che ha spento il microfono. Sì, è vero. Eccoti. Okay, sto in las nubes. Valor temporal, tiempo aproximado. Ayer, hacia las 3 de la tarde, vi un accidente horrible. Valore spaziale con verbos de movimiento indica la direzione. Quando se bajaron del tren, empecé a correr hacia ellos.
fue tan grande la emoción. Con personas, distribución o cooperación, nos vamos a repartir el dinero de la lotería entre los tres. Valor espacial indica un lugar y equivale a en medio. La última vez que vi a tu perro estaba entre las sillas de la sala. Allora, Asia, valore temporale, tempo approssimato. A ieri, verso le 3 del pomeriggio, ho visto un incidente orribile. Muy bien, quindi Asia è verso, diciamo, che può essere un valore sempre temporale, come anche un valore di spazio, quindi verso le 3 del pomeriggio, non si ricorda bene quando, quindi circa verso, ok? Mientras, il valore spaziale è... con verbi di movimento indica il verso. Quando scesero dal treno, cominciai a correre verso di loro, fu una grande emozione, un'emozione tanto grande. Giusto. L'ultimo è entre. Entre con persona, distribuzione o cooperazione. Noi andremo a dividere il guadagno della lotteria tra noi tre, tra loro tre. Molto bene. Poi invece valore spaziale indica un posto e equivale a mezzo. L'ultima volta che ho visto, che vidi il tuo cane, stava tra le sedie, le poltrone, le sedie della sala. Molto bene, giustissimo. Quindi questo è il ripassino di questo. L'ultimo ripassino. Vai Gianni. Ok. Localizza. La differenza, no? Vai. Sì. Uno, localizzazione indeterminata, spazio e tempo. Il museo sta por aquí. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Causa, el avión no voló por la niebla. Intercambio. Me compré esta camisa por 20 euros. Medio. Hablar por teléfono. Distribución. Coged dos caramelos por niño. Muy bien. Finalidad. Estudio español para ir a España. Destinatario. Esta carta es para ti. Destino. Voy para Segovia. Plazo. Tiempo. Los deberes son para el lunes. Muy bien, va. Traduciamo quindi tutto, okay. Quando si usa por e quando si usa para, che è sempre okay. Per, in italiano lo diciamo sempre per. Certo, allora, por, localizzazione indeterminata, spazio e tempo. Il museo è da queste parti, è qua vicino, insomma. Bravo, sì, qui. Una cosa indeterminata che non si sa bene dov'è. Sì, esatto. Di mattina. Di pomeriggio, di notte. Di sera, di causa. L'aereo non volò per la nebbia, a causa della nebbia. Certo. Intercambio. Mi comprai questa camicia per 20 euro. Poi? Parlare per telefono, distribuzione, presi due caramelle per il bambino. Allora, non è presi, ma prese. È questo l'abbiamo fatto prima, l'abbiamo fatto qualche... Prendi, è un imperativo, prendete. Bravo, l'imperativo, bravissimo, ricordatevi, la D è sempre imperativo, sì. L'imperativo sì. Nei confronti di voi, quindi prendete, dete. Voi, pensi bambini, due caramelle per bim. Poi para finalizzazione. Finalità anche. Finalità. Scopo. Studio spagnolo per
andare in Spagna. Destinatario, questa lettera è per Bravo. Te. Destino, vado per Segovia. Ok, più che destino è destinazione, ok, destinazione. Più come dire proprio la destinazione, certo. Ci devo andare lì. Okay. Certo. Dunque, Plazo, se vede... Plazo è tipo un termine, una cosa che sì. Quel punto là, no? Cioè, infatti, in un certo compiti. Tempo. Sì, bravo, è diciamo, un termine. I compiti... I compiti sono per lunedì. Per il lunedì, muy bien, muy bien. Può voler dire anche scadenza? Come? Non ho capito, scusami. Plazo, può voler dire anche scadenza? Sì, cioè nel senso, intendi come cioè, dire... entro lunedì? Nel senso, non oltre, sì. No, no, per la giornata di lunedì. Sì, sì, assolutamente. È così, tipo come se fosse un termine, diciamo. Mm-hmm. Okay. Muy bien. Okay. Quindi questo era il ripassino. Allora, ci sono, mancano 10 minuti. Ditemi voi cosa dovete fare. Vi ho messo una paginetta veloce, ovviamente la storia non è finita, infatti ve la dovete leggere per voi, perché ovviamente, anzi, durante le vacanze finitela, così sapremo la storia della vibola, come va a finire questa pobresita crusada contro lo Sopres. Poi ci sono gli scrittori spagnoli e sudamericani che vi avevate chiesto l'altra volta, che sono un pochino, mm-hmm. e poi ci sono i consigli delle vacanze, che sono queste qua. Cosa volete leggere prima, o volete invece parlare un pochino di voi? Ditemi voi cosa volete fare. Visto che mancano 10 minuti, faccio scegliere a voi. Comunque le slide ve le lascio, quindi ve le leggete, ve le fate. Ditemi voi cosa volete fare, cosa preferite? Votiamo. Volete leggere l'anaconda? Terminiamo l'anaconda? Se vuole. Volete l'anaconda? Chi vuole l'anaconda? Ok. Se no c'è, parlare un pochino di noi. L'anaconda, però l'anaconda è veloce in realtà, poi abbiamo tempo per fare altro. Leggiamo l'anaconda allora. Sì. Vai, Rossana. Anaconda, pero no fue muerta, sino casada, con un lazo corredizo, por un hombre que, acompañado por tres negros, la había descubierto en el umbral del chalet. Llevándola colgando, el hombre la arrojó dentro una jaula cerrada con tejido de alambre. Es una jaula más pequeña. Cruzada vio una enorme víbora con el cuello monstruosamente hinchado, que le habló así. Óyeme, pequeña Yarará, tú no me conoces. Mi patria está muy lejos de aquí. En el continente asiático, en la India. Mi nombre es Cobra Capelo Real. Soy la más grande, la más fuerte y la más venenosa de todas las víboras. Y donde pongo mis colmillos, pongo el sello de la muerte. ¿Sabes lo que hacemos nosotras aquí y por qué te han hecho prisionera en vez de matarte? Te lo voy a decir. Estamos aquí para que los hombres del chalet, sabios naturalistas, nos extraigan el veneno cada 15 o 20 días para preparar luego con el un suero contra nuestras mordeduras. ¿Concibes algo más horrible? Oye, ahora, ¿cuál es mi plan para furgarnos? Cruzada se acercó hasta Rosas con la cabeza, el tejido de alambre, y la gran víbora asiática comenzó a hablarle en voz baja. Muy bien, va. L'anaconda, però, non era morta? Sì, perché eravamo arrivati che aveva visto gli umani, no? Allora dice, però non è morta. Non è morta, sino casada? Se, non è, ma?
cacciata, casada, casar sempre, no? Ma cacciata con un laccio, con un... una corda correggisco scorrevole con un laccio scorrevole da un uomo che accompagnato da tre neri di colore sono immagino capito, sono capito vabbè l'aveva scoperta in un bral sarà un in un luogo non so chiuso. una porta dello chalet levandola col gambo portandola col gambo col gambo qualcuno lo sa a penzoloni portandola appesa l'uomo la arrotolò dentro una sacca, immagino, chiusa. Allora, una gabbia. Una gabbia, bravissimo. Una gabbia. La arrotolò dentro una gabbia chiusa allora, con una... Perché sennò era arrojò è tipo gettare, buttare, insomma, sempre tipo... La gettata... Dentro una gabbia chiusa con un tejido, con una parete metallica. Con una parete metallica. Tejido in teoria sarebbe tessuto, no? Però un tessuto di... È tipo un come se fosse un intreccio, no? Un intreccio metallico. Con un intreccio di metallo. Nella gabbia... In una gabbia più piccola... Crusada, che è il nome di Anaconda, vide un'enorme vipera con un collo mostruosamente gonfiato. Gonfiato. Che le sì, parlò anche malmenato, gonfio, insomma, proprio nel senso di che poverina, appunto, secondo me l'avevano stretta e quindi l'ha aiutato tutto. Che le parlò così. Oime, non so cosa più. Oime, ascoltami, oiero. Ascoltami, piccola vipera, perché è un altro nome di vipera, giusto? Brava, tu non mi conosci. La mia patria è molto lontana da qui, è nel continente asiatico, in India. Il mio nome è Cobra Cappello Real, vabbè. Penso sarà... che sarà il Cobra quello grande, sì, quello sì. Che sta in India. Sono la più grande, la più forte e la più velenosa di tutte le vipere. E dove metto i miei colmillos, saranno i suoi, saranno i denti canini? Le zampe. Ma no, non ha le zampe il. No, infatti, sono tipo i denti. Quindi sono i denti. Sono i denti canini. I denti, le zampe. Metto il sigillo della morte. Sì, della morte. Sai che cosa facciamo noi qui? E perché ti hanno preso prigioniera invece di ucciderti? Te lo sto dicendo. Siamo qui perché gli uomini dello chalet sono naturalisti, ci estraggono. Saggi naturalisti, ci estraggono il veleno. Ogni 15 o 20 giorni per preparare con il siero contro le nostre morsicature. Bravissima, praticamente loro estraggono il veleno ogni 15 o 20 giorni per preparare dopo con quel veleno un siero contro i nostri morsi, no? Con Sibes
ma non so cosa, considero questo più orribile, molto più orribile. Sì, cioè, pensi, come posso dire, pensi qualcosa di più orribile? Consideri, consideri, cioè, consideri qualcosa di più brutto? Di più brutto? Ora, qual è il mio piano per fuggire? Qual è il mio piano per fuggire? Ascolta, ora, qual è il mio piano per fuggire? Crusada, sì, si acercò a Starosar, si avvicinò fino a roteare la testa. Ma non roteare, ma è sfiorare, avvicinarsi. Sfiorare la testa al diciamo alla serratura, quella serratura di che abbiamo detto prima. L'intreccio, diciamo, no? Quell'intreccio, e la grande vipera asiatica cominciò a parlarle a voce bassa. Bravissima, vi lascio col mistero che va a passare después de esta cosa. De las dos víboras, como van a escapar desde este chalet, no se sabe. Cosa volete fare? Volete leggere? Dai, facciamo così. Questo qua ve lo lascio così come compito delle vacanze. Ho trovato anche un libro su Google. Vedete? Questo qua. Qual è? Questo qua è? La Batalla nel deserto di José Emilio Pacheco. Allora, vi faccio una spiegazione. Vabbè, questi qua sono gli scrittori, diciamo, quelli più famosi, più importanti. Ho trovato anche delle donne, ero molto contenta di queste cose, di questa cosa, visto che la maggior parte, ovviamente, uno scrive scrittores, ovviamente, sono sempre i soliti, non potevano mettere Cervantes, perché ovviamente, come abbiamo già detto anche l'altra volta, ha scritto il libro che è, diciamo, quello più edito e più tradotto, è la storia dopo la Bibbia, che appunto è il Don Chisciotte, e poi avevo messo altri autori, ci sono scritti un po' la loro storia, di perché sono stati famosi, cosa hanno fatto, eccetera, no? Allende, Machado, Laura Esquivel, Mario Vargas Llosa e Pablo Neruda, ovviamente non potevamo non metterlo, quindi sono sia spagnoli che sudamericani, ho fatto un mix. Sì. Questo ve lo lascio a leggere, poi appunto consigli libreschi, non sono per forza libri di persone spagnole o sudamericane, però tipo questo qua era molto carino, praticamente sono delle storie molto corte di diversi generi, dove ci sono anche delle parole, cioè spiegate le 1000 parole di uso più frequente, quindi questo era utile anche per una sorta di glossario, e questo invece era molto carino, le cose che non ci diciamo, che noi non ci diciamo, una cosa che non sentissimo, e poi appunto, vabbè, questi invece sono due, non mi ricordo se erano sudamericani o spagnoli, molto, molto, anche questi molto semplici, molto carini, questo ve l'ho proprio trovato, quindi se voi schiacciate sul link vi viene fuori il Parla del Messico dopo la seconda guerra mondiale. Cui l'ultimo possiamo scaricarlo, l'ultimo? Sì, potete proprio leggerlo, perché l'ho trovato gratis, diciamo, proprio su Google, quindi se voi fate così, okay, lo schiacciate, viene fuori. E basta, io, quindi vabbè, qua ho messo niente, cosa, se volevamo ripresentarci, ma tanto siete troppo bravi, quindi non lo facciamo. E cosa se poi, che cosa se puede hacer en estas vacaciones? Io spero che possiamo passare una lindas vacaciones haciendo fotos, visitando museos, paseando, nadando, surfeando también, perché leyendo, durmiendo, así uno puede descansar, tomando el sol, escribir o enviar postales, que no se hace más, pero vabbè, ir de bares, salir a bailar, no sé si se puede, vabbè, comer bien sobre todo, ir de compras, hacer una excursión, entonces, uno lo que quiera hacer. Basta. Io vi ringrazio veramente tantissimo, ve lo dico anche in italiano, moltissimo. Grazie. Noi ringraziamo te. Grazie. Se siamo bravi, è merito dell'insegnante, se siamo bravi. No, è merito vostro, veramente, sono proprio contentissima di tutto, di aver fatto questo anno insieme a voi. Dopo quella situazione di prima, puoi chiedere un aumento. Hai ragione, Enrico, devo chiedere un aumento a zampe simone. Ascolta, le tue lezioni sono state registrate anche? Alcune sì, Asam me ce lo può dire più. Sì, guarda, a gennaio. Sbaglio, da 2 mesetti che le stiamo registrando. Sì, va bene.
perché prima no, vero? Lo scaricate tutti. No, prima non avevamo ancora l'autorizzazione dal municipio, quindi no. Ah, ecco, immaginavo. Ah, che peccato. Ma se i corsi cominciassero in presenza, tu dove fai il corso? Una bella domanda, non si sa, non si sa ancora niente. No, ancora proprio, è un mistero, non ci hanno ancora detto niente, quindi... Va bene, aspettiamo, confidiamo in bene. Speriamo di rivederti. Va bene. Spero anche io tantissimo di rivederci presto. Cicos e cicas. Mandaci le slide. Certo, ovvio, certo. Ve le mando, così vi leggete anche tutti i libri e tutto, assolutamente. E niente, spero che vi sia piaciuto questo corso e spero di rivedervi presto. Grazie. Va bene, grazie. Grazie Federica. Grazie a tutti. Federica.